Ciao a tutti i praticanti e bentornati o benvenuti sul canale di Artreggia. Io sono Elisa ed oggi andremo a fare un altro video della rubrica Magie nel quotidiano. Oggi andremo a parlare, come avete ben visto, dell'importanza della bellezza, o meglio, dell'importanza che ha il vedere la bellezza in tutte le cose. Ormai sapete che questa rubrica di Magie nel quotidiano è fatta apposta per capire come poter inserire nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni appunto un po' di magia. E questo secondo me è uno dei modi migliori, anche se forse più scontati, si potrebbe dire, di aggiungere la magia nella nostra vita, o meglio di alzare, innalzare le nostre vibrazioni nella nostra vita quotidiana. Perché ho detto scontata? Perché in effetti c'è tanta gente che purtroppo giudica questa pratica come un po' stupida, come un po' stile figli dei fiori, ah, è tutto bello, è tutto perfetto, non esiste nulla di negativo e cose così, ma in realtà non è questo di cui sto parlando. Si tratta di una bellezza di un altro tipo, una bellezza più elevata che permea tutte le cose e che se noi siamo in grado di vedere nel quotidiano, appunto, ci permette poi di innalzarci e di farci stare in uno stato più elevato di coscienza. Sto parlando infatti non di una bellezza soltanto estetica, ma di una bellezza ben più profonda, una bellezza genuina, primordiale, che ovviamente permea tutte le cose, solo che noi non ce ne accorgiamo. Questo tipo di bellezza va ricercata nelle più piccole cose, nelle cose più stupide, appunto, nelle cose più scontate. Ovunque noi possiamo vedere, ricercare questa bellezza, noi dobbiamo provare a fare questo. In ogni piccola cosa, in ogni piccolo gesto che ci viene fatto, in ogni piccolo, non so, simbolo che vediamo, in ogni piccolo segno, in ogni immagine che ci arriva, in ogni piccola cosa che vediamo nella nostra giornata quotidiana, che può essere, non so, il vedere un prato fiorito, il vedere una mamma con un bambino, il vedere due vecchietti che si tengono per mano, il vedere il tramonto al mare, in qualsiasi cosa naturale o meno c'è bellezza, ma una bellezza vera, profonda, sincera e genuina, come dicevo. E noi è quella che dobbiamo andare a ricercare. Quando appunto vediamo una scena del genere, un'immagine che appunto ci trasmette questa bellezza, questo calore nel cuore, dobbiamo assolutamente non lasciare andare questa sensazione. Quindi aggrapparsi con tutte le nostre forze a quella sensazione, a quella vibrazione che abbiamo in circolo e appunto fare in modo che quella vibrazione ci possa pervadere, ci possa irradiare e che noi possiamo quindi farla nostra. Questo tipo di sensazione, questa bellezza che vediamo è qualcosa di veramente elevato che dobbiamo assolutamente poi saper ricreare, nel senso che perché dobbiamo attaccarci tanto a quella sensazione, a quella vibrazione? Perché questo ci permette di stare in uno stato di coscienza superiore, più elevato, e questo fa parte poi del lavoro del mago. Quindi noi dobbiamo saper lavorare con determinate energie e determinate vibrazioni, e quindi dobbiamo saper individuare quali sono quelle vibrazioni che ci fanno stare bene, che innalzano il nostro stato di coscienza. La bellezza è una di quelle. E qui non posso che consigliarvi una cosa, forse veramente scontata, ma questo esercizio è facilissimo, veramente. Andate in giro e ricercate la bellezza, cioè andate in giro. Quando uscite, anche quando dovete andare al lavoro, magari siete, non so, in un mood negativo, siete stressati o cose così, cercate, proprio ricercate con lo sguardo e con il cuore qualcosa che vi dia quel calore, quella sensazione di che bello, che bella scena, che bella cosa che ho visto, che bella sensazione che questa cosa bella mi dà, ok? Quella sensazione è importantissima, è veramente fondamentale per innalzare appunto la vostra frequenza personale. E questo vi aiuterà anche a restare nell'attimo presente, cioè nel momento presente, di non vagare con la testa, perché starete focalizzati e concentrati e ammaliati da questa bellezza che appunto vedete davanti a voi. Quindi quello che posso consigliarvi è proprio andare in giro e invece che divagare con la mente, essere a 3000 come sempre, cercare di ricercare e concentrarsi su qualcosa che richiama in voi quella sensazione di bellezza e
dare un attimo, dedicare un attimo del vostro tempo ad osservare quella scena, quella cosa, quella persona, quel fiore, qualsiasi cosa che vi dà quella sensazione. Osservatelo un attimo, fermatevi per un secondo, è il momento presente ad osservare quella cosa bella che è davanti a voi. E fatevi irradiare, cioè permeare da quella sensazione di che bello, che bella questa scena. Vedrete che questa cosa, oltre ad essere una cosa importantissima a livello magico per innalzare, come abbiamo detto, le proprie vibrazioni, le proprie frequenze, proprio per vibrare ad una frequenza più alta, che è ciò che il mago vuole fare, ma oltre questo sarà anche un ottimo esercizio di bella vita, cioè di vivere bene, nel senso che vi fa veramente vivere la vita con più positività. Perché invece che concentrarsi sulle cose brutte o peggio, non concentrarsi su niente, perché quando si va in giro si hanno 3.000 pensieri, non guardiamo nemmeno dove camminiamo, questo piccolo esercizio potrà non solo farvi concentrare e tornare con la mente nel momento presente, ma appunto risveglierà in voi delle sensazioni che magari avete dimenticato e di cui magari avete molto bisogno. Ma sono curiosa appunto di sapere voi che cosa ne pensate. Fatemi sapere se fate questo esercizio, se lo farete, appunto come va, come vi trovate, che cosa ne pensate. Quindi fatemelo sapere sempre nei commenti e fatemi sapere se questo video vi è stato utile, seppur così breve e forse scontato. In realtà nasconde veramente un grande messaggio e una grande pratica magica. Perciò, praticanti, io come al solito vi auguro una buona pratica, vi do appuntamento al prossimo video e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete fatto.